aspettavo. Ma allora esisti. Sei 1,90 m oppure sono io che non mi sento bene? Sì, sono 1,90 m. Alta. Ti cercavo. Al paese mio le donne sono di 1 m, massimo 1,10 m. Certamente per riparare qui sotto perché piove, vero? Infatti. Anche noi. Molta gente quando piove si ripara. Quando ci vediamo un'altra volta? Ma veramente? Tutte le volte che abbracciai una donna, sempre piano dovetti fare per non farla cadere dallo sgabello. E invece tu parti da qui e finisci a terra come me. È proprio vero. Anch'io non ho mai incontrato un uomo alto come me. Qua sono, mi credi? Io ti sto cercando dall'età dello sviluppo. Ma tu non parli l'italiano come me. Di dove sei? Sono di Torino. Ah, torinese sei. Un mio zio ha la macchina che fu fabbricata proprio a Torino. Vedi che il destino già stava preparando questo incontro. E tu vuoi fare resistenza all'amore. Piccola e losa. Maria, andiamo, adesso non piove più. Aspetta un momento. Chi sono quelle due donne una sull'altra? È mia sorella. Ah. Beh, allora arrivederci a domani sera alle 9, eh? Senti, domani sera alle 9. Da dentro fu. No, lei fu. E sai dove? No. A casa loro. Se vede il serino, per favore. Come no? Ecco qua. Grazie. A che servono ste buche? Per tirare avanti. Sì. Come profumate? Devo incontrarmi con la mia fidanzata. Ah, è per questo. Fate bene. E i fiori? Me li porta lei.
come, così vecchio ancora lavorate? E che forse andiamo a mangiare a casa tua? A proposito, c'ho una fame, non metto più. Mi pare ieri che ero come te. Ricetto, Ricetto, ascoltami, mi senti? Mi senti? Ascolta Ricetto, è Dio che ti parla, Dio, Dio! Ora hai capito Ricetto, ti sta parlando Dio. Mi ascolti adesso? No. Eppure ti parlo chiaro. Fammi un segno solo, e io capirò che vuoi ascoltarmi. Non mi senti, sei sordo? Non hai orecchi per intendere? La 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 la. Oh, fammi montare! Dai, sta attenta, sali! Lavori? Anche lavorare? Ah, io non lo so, io ben intendo queste cose. Tu c'hai ragione, ma io c'ho moglie in figlio. Mi innavo 3 giorni fa, lo sai. Ti parlerò lo stesso, Ricetto, anche se tu non mi vuoi fare alcun segno. Tanto il figlio per il latte della madre. Ma tocca lavorare lo stesso. Mannaggia, invece io sono senza lavoro. Mannaggia. Il bello del lavoro è la soddisfazione. Eh sì. Quando sono 5 a 5 che stacchi dal lavoro non c'è cosa più bella. Io stacco alle 8. Embrasse-moi. Non. Sei contenta, eh? Ed ecco quello che voglio da te. Io voglio da te i tuoi frutti, i tuoi primi frutti. Quali sono questi frutti? La, 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 la. I frutti del tuo sapere e del tuo volere. Che cosa sai, Ricetto? Che cosa vuoi, Ricetto? Ehi, buongiorno signor Santino. Ehi, Ricetto. Mi hanno detto che state per morire, è vero? Ragazzi, troppe scopate mi devo fare ancora. Devo scopare tutta via nazionale. È vero, tu sei innocente e chi innocente non sa e chi non sa non vuole. Ma io che sono il tuo Dio ti ordino di sapere e di volere. È contraddittorio, lo so, forse è anche insolubile, perché se tu sei un innocente non puoi non esserlo, e se sei innocente non puoi avere coscienza e volontà. Di, a chi ha parlato Cristo, il mio figlio, se non agli innocenti? E perché?
perché sapessero. Tu dirai come il fico che è presto, che è solo marzo, che non puoi dare i tuoi frutti, che li darai in settembre. Ma che discorsi sono questi, marzo, settembre? Per me Dio non sono che vuote parole. Se la fede fa muovere le montagne, figurarsi che importanza ha che sia marzo o settembre. Ascoltami, Ricetto, ascoltami. Un solo cenno del tuo capo, uno sguardo verso il cielo mi basterebbe. Ascoltami se non vuoi perderti. L'innocenza è una colpa. L'innocenza è una colpa, lo capisci? E gli innocenti saranno condannati, perché non hanno più il diritto di esserlo. Io non posso perdonare chi passa con lo sguardo felice dell'innocente tra le ingiustizie e le guerre, tra gli errori e il sangue. Come te ci sono milioni di innocenti in tutto il mondo che vogliono scomparire dalla storia piuttosto che perdere la loro innocenza. E io li devo far morire. Anche se lo so che non possono far altro, io devo maledirli come il fico e farli morire. 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 Che?